Bella ragazzi, cariche come non mai da Fish Gamer. Oggi ragazzi siamo col secondo episodio. All'asta, numero 2. All'asta ragazzi, non ci credo. Secondo episodio in collaborazione sempre con Just Children, Ollus e 17 su 24. Siamo con appunto il secondo episodio. La prima asta che abbiamo fatto si era conclusa, quella di Reina, sì, si è conclusa. Quindi vi faremo sapere, vi terremo aggiornati anche sul vincitore dell'asta. È andata veramente bene, vi ringraziamo. Vi ringraziamo, avete un cuore d'oro e avete anche la maglia di Reina per chi se l'è aggiudicata. Oggi avremo una maglia molto succulenta. Molto succulenta. Come l'hai visto dal titolo, tra poco vedrete. Allora, partiamo con il video del giocatore in questione. La seconda maglia è di... Ciao a tutti, allora è la mia maglietta di Lazio Napoli con la quale ho segnato ieri, il 20 settembre. È un dono per l'associazione Just Children e mi fa molto piacere aiutarvi. Un grande abbraccio a tutti e forza Napoli sempre, ciao ciao. Eccolo qui ragazzi! Di che è la maglia? Ciao, vedere! Oh, mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Maglietta di Lazio-Napoli, il gol! Col gol di Koulibaly. Esatto. Un calcio, anzi un colpo di testa contro il razzismo. No, un calcio. Ah, un calcio, vero. Un calcio al razzismo, quindi una maglia che ha un doppio fine. Diciamo, un fine sociale, educativo e un fine benefico, perché come sempre i proventi di queste aste e anche di questa saranno destinati agli ospedali di Napoli per aiutare con giochi o con attrezzature utili tutte le parti che si occupano dei bambini meno fortunati di noi e per altri progetti sempre legati all'infanzia. Ragazzi, per partecipare a quest'asta dovete andare nel primo link in descrizione. Adesso vi faremo vedere tutti i passaggi che dovete fare, tutti i procedimenti per fare un'offerta. Giusto. Andiamo dentro con i procedimenti. Sì. Allora, in questo momento ci troviamo sul sito www.justchildren.it. Ci troviamo sulla home page. Andiamo nella sezione aste di beneficenza. In questo istante ci troviamo sulla pagina dell'asta della maglietta Koulibaly. La maglia è ovviamente a un valore molto, molto più sentimentale perché ovviamente ha segnato e quindi la base d'asta in questo momento sarà di 150 euro. Esatto. E ora andremo a vedere come effettuare un'offerta. Sì. Esatto. I rilanci saranno sempre di 10 euro, sì. Ora faremo vedere tutto come funziona. Andiamo a fare un'offerta, fase di registrazione. Nickname, username, nome, cognome, numero di telefono, mi raccomando, raggiungibile. Sempre dati veritieri, ragazzi, sì. Perché non la causa ovviamente è sempre molto importante. Importante, quindi non scherziamo mai su queste cose. Password, riconferma password, ovviamente anche una mail veritiera, perché dovrete, una volta fatta la registrazione, confermare con il link che vi arriverà all'interno delle mail. Sì. Una volta fatto ciò, potete riandare un'altra volta sull'asta di Koulibaly. Esatto. Mi raccomando, andate a controllare anche la posta indesiderata, perché forse sarà arrivata lì. Può capitare, può capitare, ragazzi, che arrivi lì. Copiate il link, mettetelo nella barra di indirizzi, invio e sarete già loggati. Sì. Nel momento in cui volete fare un'offerta, l'offerta può essere fatta da 10 euro in poi. Facciamo un'offerta di 12 euro e quindi 162 euro. Sì. Fai offerta. In questo momento... Esatto. L'offerta è effettuata, quindi finché non ci sarà qualcuno che supera la nostra offerta, però l'offerta è di 150 euro. Sì. Ragazzi, l'asta è appena partita, quindi potete già in questo momento donare il denaro per questa maglia. Allora, ragazzi, l'asta resterà in vigore fino a sabato 7 ottobre, sì, alle ore 18, quindi mi raccomando, questa settimana fate offerte che siano di buon cuore e soprattutto, ragazzi, vi porterete a casa questa fantastica maglia. Maglia che unica, bella la maglia. Bellissima, maglietta più ragazzi, che sarà una delle più belle. E poi, ovviamente, Koulibaly chissà quanti altri gol farà con la maglia di Napoli. Quindi, come al solito, anche questa, ragazzi, odora di Koulibaly. Odora di campo. Vi faremo vedere anche, mentre stiamo parlando, passeranno dei dettagli della maglia, sì, diciamo, più accurata per gli intenditori, anche gli appassionati, per certificare che comunque sono maglie veramente indossate di campo. Allora ragazzi, quindi una giuria valuterà le prime tre offerte, quindi le offerte più alte a fine asta, e il vincitore, diciamo, della prima posizione avrà tempo 10 giorni per confermare la sua offerta, quindi ovvero il pagamento. In caso di mancata conferma si scalerà al secondo posto e, diciamo, successivamente al terzo posto, se non c'è
addirittura la conferma. Nel caso anche il terzo classificato non confermi la sua offerta, si potrà decidere di effettuare l'asta, proprio perché si tratta di cose limpide, e il vincitore riceverà un certificato autografato del calciatore, in questo caso di Kaydour Koulibaly, che appunto attesterà la veridicità della maglia, e quindi avrete non solo la maglia ma anche una bella un bel autografo certificato di Koulibaly. Farete una buona azione, che volete chiudere? Penso che il massimo. Quindi ragazzi, vi ricordo, primo link in descrizione per andare sul sito www.justchildren.it per donare per questa fantastica maglia di Kaydour Koulibaly del Napoli. Quindi mi raccomando ragazzi, condividete questo video perché è veramente importante, per sempre per una, ragazzi, una buona causa, per una buona causa, una buona maglia, ragazzi. Quindi aspettatevi novità, ragazzi. Siamo solo all'inizio di questo format, perché non vi dico nulla, non vi diciamo niente. Bellissimo. Siamo partiti forte, però il meglio deve ancora venire, diciamo così. Quindi noi ci ribecchiamo nel prossimo video. Primo link in descrizione. Prossima. Noi ci ribecchiamo nel prossimo video. Bella ragazzi. Contro il razzismo. Sì.